Alessandro Sionna. Mentre non vediamo Bruno Comin per la Spagna, che è in undicesima posizione. In terza posizione il migliore dei 1500 metri con 4.22, il primato personale farebbe 7.500 punti. Il campione d'Italia, Lorenzo Odugno. Con il pettorale numero 9, 4.38 per fare il personale a 7.500 punti, ancora Italia, Lorenzo Raidon. Con il numero 8, la maglietta gialla dal Venezuela, Gerson Izaguirre. Settima posizione in classifica per adesso, Great Britain, Gran Bretagna, Lewis Church. Abbiamo visto lanciare forte il giavellotto, il sesto fino a questo momento, Brasile, José Fernando Ferreira Santana. Si è migliorato tantissimo, è in quinta posizione, 34 punti dalla quarta, Pool of France, Arthur Mago. È già stato secondo al multistart nel 2019, quarto per l'Estonia, Christian Rosenberg. Terza posizione, ancora un azzurro sul podio a multistanza, con 645 punti, 4.45.75, potrebbe essere il terzo azzurro della storia a fare 8.000 punti. Se corre il 4.36 è il secondo di sempre, se corre il 4.30.01 sono 8.100 punti in vino per Monaco, saranno tutti con lui. Dario Dexter! E poi la coppia della Norvegia, che è già stata medagliata agli europei, ci ha fatto divertire. Sono entrambi sopra il limite del primato nazionale norvegese. Gli dividono 34 punti, cioè 5 secondi e mezzo scarsi. In seconda posizione è classe 2002 ed è compiere ancora 20 anni. Norway, Sander Heinz Gotheim. E in testa con questi 34 punti da difendere ed è corre il 4.45.59 per il nuovo record di Norvegia, Marcus Roth. Signore e signori, 1500 metri, lato finale, forza ragazzi, come on guys. Il duello fra i due norvegesi sui ritmi dal record nazionale di Norvegia sarebbe il secondo battuto quest'oggi dopo quello di Svizzera, che ha arricchito il palmarès della vincitrice dell'Hecaton Anne Kalmar. La lotta è fra la medaglia di bronzo degli europei Under 23 di Tallinn dello scorso anno, Marcus Roth, che è in testa con 34 punti di vantaggio sul compagno di nazionale Sander Skotheim, che l'anno scorso fu d'argento agli europei migliori, Sander 20 di Italia. Si va e subito c'è Lewis Church a prendere il comando. Ricordiamo, per Dario Dexter, se corre 4.45 sono 8.000, 4.36 sono 8.060, che significa il secondo punteggio di sempre in Italia, 4.30.01 sono 8.100. Che significa gran primato e soprattutto minimo per gli europei di Monaco. Lewis Church e l'altro azzurro Lorenzo Modugno là davanti. Poi il gruppo, gli applausi della tribuna dello Stadio Olimpico, Carlo Zanchetti Grosseto. Avanti ragazzi, Lewis Church. Poi sta uscendo una donna senza Zandarco, che si occupa di fare l'andatura del gruppetto. È passato al ritmo da 1.12, da 3 a chilometro, 4.30 preciso per Simon Zandarco, che sembra fare la pacemaker per il gruppo di seguitori. Sì, ritmo da 3 a chilometro per Simon Zandarco. Risale Dario Dexter, forza Dario! Mettecela tutta! Mentre è passato in testa Lorenzo Modugno con il britannico Lewis Church, neanche a dirlo, quando si parla di Myler c'è sempre un britannico.
invece centrato e rimonta Fabio Kester. I due norvegesi si marcano, sono lì vicini. Sul rimonta, primato nazionale norvegese. Pascota se vuole vincere deve guadagnare 5 secondi. Non semplicissimo. Girano da 2.20, primi due hanno leggermente rallentato da dietro. Forza ragazzi, non mollate, avanti, avanti, avanti! Forza Mario! Sta lottando anche Alessandro Sion lì, leggermente staccato dal gruppetto per vedere di arrivare dalle parti dei 7.100 punti. Ecco il 1000 a 2.55 più o meno per Lorenzo Modugno, che adesso deve provare ad accelerare. Forza Lorenzo! E siamo a 3.03 per i ragazzi da dietro. Deve partire dalle destre. Forza! Ultimi 500. La spinta di Grosseto. Dalle destre. Centrato della donna. E poi Scotheim prova a staccare. Marcus Roth, attenzione con i progressi. E potrebbe verificarsi una cosa singolare, Scotheim potrebbe detenere il record nazionale di decathlon per un paio di secondi. Dopo 2 secondi le lovate subito l'altro norvegese. Siamo ai 150 dal termine! Lewis Church! Lorenzo! Modugno! Secondi